Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo esercizio del quaderno di tattica. Questa volta vediamo una posizione molto particolare, un cosiddetto mansuba, ossia un problema arcaico eh, degli scacchi. Prima dei cambi dei regolamenti, che nel 1400 hanno reso gli scacchi praticamente identici a quelli che conosciamo oggi, a quel tempo i pezzi muovevano in modo diverso, ma quelli mostrati in questa posizione avevano gli stessi movimenti, quindi cavallo sempre L, torre sempre in direzione verticale orizzontale il moto. Re pedone eh, stesso tipo di movimento che hanno oggi, quindi questo problema si risolve esattamente come eh, a quel tempo come oggi. Ok, eh, qui la mossa sta il bianco e la posizione anche in questo caso è molto disperata, perché ne era appena giocato il cavallo in g6 e ora sta minacciando una serie di matti che non sono per niente facili da parare eh, ok comunque la mossa sta al bianco vediamo se riuscite a trovare la strategia tattica giusta per eh, questa posizione quindi mettete pure in pausa il video ci vediamo tra pochissimo Ok, allora innanzitutto vi posso dire che incredibilmente qui il bianco vince e vince dando matto un matto in tre mosse. Ok, vediamo quindi quali sono gli elementi, i principi tattici da utilizzare in questa posizione. Allora, abbiamo lo sgombero. In cosa consiste? Il bianco facendo una mossa apre una linea o una casa per uno dei propri pezzi o costringe il nero a spostare un proprio pezzo di modo che si apra una linea o una casa per uno dei pezzi bianchi. Ok, eh, adescamento, un pezzo o per lo più il re avversario tramite un sacrificio viene adescato, attirato in qualche modo in una casa dove potrà essere attaccato e infine blocco. Si fa una mossa che costringe o eh, tipicamente l'avversario a porre un pezzo che blocca eh, un altro pezzo, ad esempio il re, viene bloccato, quindi è più facile dargli scacco matto. Vediamo, eh, ok, quindi all'opera questa posizione, che si può fare? Allora, innanzitutto, cos'è che sta minacciando il nero? Perché, eh, ad esempio, c'è questo matto contro un H8, oppure anche questo matto. Il cosiddetto matto del trattore, una torre in una di queste posizioni. E il bianco cosa può fare per bloccare queste iniziative? Allora, la prima idea potrebbe essere effettivamente torre H1 per bloccare almeno questo matto, ma il nero dà tranquillamente quell'altro, quindi mh, fondamentalmente il bianco non può riuscire a parare tutto è abbastanza chiaro subito, quindi l'idea sarà quella di dare scacchi per bloccare il re avversario in qualche modo sappiamo che dobbiamo dare matto quindi ci sarà qualche trucchetto che permetta al bianco di vincere allora ad esempio un'idea che si può provare è torre 6, molto carina questa qui effettivamente il nero non ha altro che da prendere la torre non ci sono fondamentalmente altre mosse legali perché se vedete il nero è abbastanza nello stretto il problema è che ora il nero comincia a essere in campo aperto e quello che può potrebbe in questo caso fare il bianco è giocare torre 1 nella speranza che il nero ritorni in questa casa, cosa che non è infatti forzata, qui infatti ad esempio re d6 dopo un altro scacco il re è completamente all'aperto non corre più nessun pericolo, il nero è in vantaggio di un pezzo, qualsiasi cosa succeda vince facile. E però qui il nero casca nel trucchetto, gioca eh, re F6. C'è cioè cavallo H5. con una volta non c'è altra mossa che prendere questo cavallo e dopodiché si può pareggiare perché con Torre E6, un altro desperato, eh, il re è costretto a catturare. E se vedete, stallo perché il re bianco non è sotto scacco, è bloccato nei movimenti da tutti i pezzi neri. Quindi effettivamente una strategia potrebbe essere quella di cercare lo stallo per avere almeno partita patta eh, però come abbiamo detto non funziona basta che il re si infili verso la ridonna e non ci sono veramente problemi di sorta ok quindi questo scacco non va bene altro scacco si può dare col cavallo che è una cosa buona perché c'è questa clearance questo sgombro che permette a quell'altra torre di guardare il cavallo. Qui però c'è f per e e il re si crea altre case di salvezza inoltre blocca questa linea d'attacco è abbastanza chiaro che qui il bianco deve sacrificare la torre altrimenti c'è il matto che abbiamo visto prima e dopo però re per g6 comunque ne ha un pezzo in più, più un fortissimo attacco e vince facile si può dare ancora qualche scacco ma eh, ben presto eh, il nero domina e chiude la partita ok, che manca quindi da guardare? l'unica cosa che manca da guardare è questo cavallo H5 ed è anche la mossa giusta, si dà scacco anche qui come prima si forza il nero a prendere il cavallo notate la posizione della torre cosa ha ottenuto il bianco con questa manovra? l'apertura di questa colonna e... Rispetto all'altro scacco, anche questa colonna resta aperta. Inoltre, la torre in H5 fornirà il blocco necessario per dare il matto al re avversario. E ora la cosa è abbastanza facile perché, se vedete, il re bianco è molto costretto in, nelle retrovie, però sta anche facendo una buona difesa su queste case. Il re nero è dentro una specie di corridoio. Vedete, anche queste due sono bloccate dal pedone. Poi c'è la torre che blocca una specie di corridoio, basta forzare quindi il re nero a infilarsi con questo adescamento torre per cavallo, anche qui mossa forzata, il nero non ha altre opzioni che catturare per fare questo scacco, dopodiché è abbastanza facile vedere torre 6 matto e con il re chiuso in questa specie di corridoio ok quindi anche questa è una posizione sperata in cui però il bianco riesce a vincere Spero vi sia piaciuto, per questo video è tutto, eh, ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao!